È una scarpa slacciata. Forte? Questo rozzo, ma pericoloso, aggeggio, lo trovi a $5,25 all'armeria Clint Callaghan, il posto dove mi servo sempre. È in acciaio chirurgico, il che non fa provocare infezioni. L'unico effetto collaterale è che ogni tanto salta qualche dente, ma si sa, anche gli odontoiatri devono portare il pane a casa, no? Per fortuna che ieri mi è venuta voglia di fare spesa. Questo simpatico braccialetto nero di plastica che ti sto mettendo ai polsi è piuttosto efficace e costa pure E io credo che adesso bisogna riprendere la vecchia signora da sotto il telone. là. Ora vedrai, merdina. Allora, ti segue. Il meccanismo è semplice. Ti farò delle domande e se non sei preparato, il tuo amico entra soltanto nei salvadanai. Un taglio per ogni errore. E balla che Bubba fa ferite che non si rimarginano. Alt! Perché alt? Sono le 9:15 di un sabato sera del cazzo. Finché non insonorizziamo questa stanza blu del cazzo, non possiamo divertirci come si deve, no? Il capo è fuori con Frank a chiudere poi la vicenda con dei colombiani, quindi siamo rimasti soltanto in due a portare avanti questa baracca e a capirci qualcosa su sto Bob idea del cazzo. Quindi, amico, niente troiate, per favore. E fatti venire in mente qualcosa, cazzo, che qua è tutto pronto! Ok, ho un'idea. Solo un minuto. Sì, centralino? Mi serve Rock che spacca. Bene, iniziamo. Che rapporti ci sono tra te e Bobby Delia? Io non so nemmeno chi cazzo è questo. Risposta sbagliata. Hai visto che gente di merda frequenti, Dave? Di te non gliene frega un cazzo. Thank you.
detto. Cazzo! Ma guardate, sto stronzo mi ha vomitato sulla scarpa! Che cazzo, vaffanculo, cafone di merda! Cazzo, figlio di puttana! Cazzo, impotente! E tu, Bubo, con quella cazzo di motosega, una camicia nuova, rovinata, sporcata del sangue di questo bastardo. Grazie.